Spazi Fotografici, il podcast. La fotografia come non l'avete mai ascoltata. Ciao a tutti e benvenuti al podcast Flash di Discorsi Fotografici. Ciao Andrea, ciao Silvio. Ciao Federico. Ciao Federico, ciao Silvio. Oggi siamo tre per questo podcast Flash e iniziamo subito con una notizia. A volte si danno anche notizie un po' tristi. Questa notizia mi ha rattristato particolarmente perché sembrerebbe che la Kodak sia sull'orlo del fallimento. La Kodak, che insomma da 131 anni ha regalato il mondo della fotografia a professionisti e amatori con i suoi rullini, con le sue carte, con le sue macchine compatte, diciamo, non si è mai spinta troppo in là. Però sembrerebbe appunto che abbia chiesto recentemente un prestito permanente di 160 milioni di dollari e quindi subito dopo le sue azioni sono crollate in borsa perché molti hanno fiutato appunto la bancarotta di una società che già da un po' versava in condizioni non proprio ottimali. Noi qui abbiamo un esperto di mercati azionari che è Federico, io vorrei chiedere prima di tutto a lui che cosa ne pensa di questa cosa. Ma loro hanno giustificato il prestito dicendo che nel 2013 faranno dei profitti grazie a questo prestito, investendo nella stampa fondamentalmente e in settori del digitale che non hanno però esplicitato, per cui è tutta da vedere. Il trend molto probabilmente è quello di persone che oggi ormai non stampano più, perché altrimenti la Kodak continuerebbe a fare profitto. Chiaro. E molti utilizzano ormai gli stock online tipo Flickr e via dicendo, e il loro settore, cioè la loro offerta in ambito di macchine era limitato al settore delle compatte. Oggi, come abbiamo parlato nel fotobar del podcast non tradizionale, l'iPhone 4S monta una fotocamera da 8 megapixel, per cui ormai i cellulari sono diventate delle vere e proprie compatte. Quindi non so, vediamo nel 2013, però il rischio che non ce la faccia attualmente sembra abbastanza elevato. Sì, così dicono i mercati. Tu che ne pensi, Andrea, un po' in generale della linea degli ultimi anni della Kodak? Io penso che semplicemente forse non è stato al passo del tempo, forse non ha intuito quello che stava accadendo, la rivoluzione digitale della fotografia ha permesso uno sviluppo incredibile dei servizi, come ha detto Federico, tipo Flickr, dove praticamente io mi condivido, su Facebook ancora meglio, io mi condivido la foto con gli amici, non ho nessuna necessità di stamparla e il fotografo, cioè nemmeno l'utente che gli piace farsi le fotografie il weekend o il fine settimana, la necessità di stampare a questo punto secondo me non c'è più. Il grosso veniva dalle pellicole e sicuramente dalle stampe. Tolto quello, poi aggiungiamo pure che tanta gente stampa con la stampantina inkjet a casa. Esatto, e lì ci sono concorrenti forti come HP, Epson, Canon, certo. Insomma. Poi soprattutto la carta, che anche il settore della carta fotografica ormai si è ampliato. Sì, perché quindi, poi spesso chi compra stampante Epson tende a stampare con carta Epson, anche se questo è un discorso un po' lungo. Ma però poi se pensi che i loro concorrenti comunque poi investono anche in altri settori, cioè la HP sta soltanto nella stampa, la Epson uguale, per cui sì, ecco, l'investimento dei concorrenti è differenziato, perché concorreva prima, agli inizi del 2000 stava praticamente, se la batteva con la Sony, ma la Sony c'ha un investimento che va praticamente ad ampio raggio e non è solo settoriale. Sì, io quindi ricordo, io personalmente non so, cioè è una scommessa. Bisogna poi vedere il piano industriale, perché lo dovranno spiegare bene agli azionisti quello che ci faranno con questi 160 milioni di euro.
Di dollari, sì. Diciamo, ecco, dal punto di vista delle fotocamere, allora io ho due compatte Kodak del 1915, sono bellissime, sono due macchine, quelle a soffietto, ma appunto erano già all'epoca macchine pensate per una larga utenza, insomma, per chi poteva permetterselo, per carità, non erano macchine professionali. Io ricordo nel 2002, quando dovevo scegliere la prima compatta digitale, beh, le Kodak non mi convinsero granché, sembravano più dei giocattoli, e anche negli ultimi anni non ho visto grandi fotocamere da parte loro. È come se fossero rimaste sempre un pochettino indietro, sperando di puntare non so su che cosa a questo punto, non lo so. Bene, vediamo come va a finire. Io spero, faccio tanti auguri alla Kodak, perché è un'azienda che conosce la fotografia. Abbiamo pubblicato qualche tempo fa un bellissimo video di 5 minuti, era una pubblicità degli anni 90, di quelle che non si fanno più, fatte proprio con il cuore, che faceva vedere appunto l'anima della fotografia. E basta anche solo quello per capire quanto Kodak effettivamente sia importante nel mondo della fotografia. A questo punto, ecco, parliamo allora di un altro competitor dei tempi che furono, di Kodak, che era Fuji, che con le sue pellicole, insomma, se la batteva alla grande con la sua Velvia, per chi era più professionista, ma anche con tante altre pellicole per gli utenti amatoriali. E io ricordo effettivamente la scelta era fra Kodak e Fuji, quando avevo 12-13 anni. E la Fuji, che da un po' se ne è uscita, diciamo, è uscita dal settore delle reflex, un reflex che avevo anch'io, la S2 Pro, è arrivata alla S5, ma ormai sono anni che non sviluppano più, si sono dati un pochettino alle compatte, alle super compatte, e ora c'è questa serie X. La X100 la conosciamo tutti, sembra appunto che fra poco uscirà una nuova super zoom, la XS1, con lo stesso sensore della nuova X10, che abbiamo parlato nel vecchio podcast. Allora, vi dico tutto questo innanzitutto sì per annunciare questa novità, ma anche per sottolineare il fatto che Fuji continua a sembrare di avere un po' paura di rientrare nel campo delle reflex, perché si butta su queste macchine un po' particolari, la X100 che c'ha il feeling degli anni 70-80, la X10 che insomma è una compatta evoluta insieme alla G12 della Canon e alla P7100 ormai della Nikon, questa qui con la super zoom, voi che cosa ne pensate? Perché Fuji non ce la fa? Non vuole? Ecco, secondo voi? Ma inizialmente, se non erro, aveva rimarcato dei corpi Nikon qualche anno fa. Sì, sì. Io credo che forse è un discorso di andarsi a cercare una nicchia di mercato che non sia troppo, troppo piena di competitors. In effetti, un'altra reflex, onestamente, non sapremmo cosa farcene. Già ce ne stanno tanti di scelte, sia di marche che di... Che di prodotti della singola marca, quindi forse vuole andare a cercare qualcosa che possa permettergli di vendere, poi alla fine quello fanno, insomma. Sì, io invece in realtà, se vai a vedere cosa ha fatto la Nikon da poco, che è entrato nel settore delle mirrorless, mi pare evidente che la richiesta è di oggetti facilmente trasportabili, leggeri, con qualità praticamente che diano la percezione del professionale. Quindi investire una cifra per un prodotto che poi sarà particolarmente settoriale, credo che non convenga. Tieni presente che la X100 costa $1000, cioè per me è un bello oggetto, ma è uno sproposito a mio avviso. E la X10 invece, che dovrebbe essere la sorella minore, costa $600, che non è che poco. È sempre tanto, cioè sì, voi immaginatevi comunque che oggi la richiesta non è solo la macchina fotografica in sé, esistono tutta un'altra serie di opzioni che vanno al di là proprio della macchina fotografica, quindi molto probabilmente, non lo so, anche qui non so quanto successo avrà. Ma sinceramente mi sembra tanto ricalcare la penna dell'Olympus, che io tra parentesi ho avuto tra le mani,
e non mi ha dato nessuna sensazione forte, mettiamola così. Sì, guarda, io ricordo che la S2 Pro e fino alla S5 Pro, le reflex della Fuji, erano all'epoca la scelta dei fotografi di matrimonio, ad esempio, di molti di loro, perché avevano dei sensori che riuscivano a rendere molto bene l'incarnato. E quindi effettivamente ora ormai non è più così. Diciamo, i nuovi sensori CMOS, Nikon, Canon, soprattutto, hanno superato, diciamo, quel tipo. Però molti la sceglievano per i colori, perché i colori Fuji sono sempre stati molto famosi, diciamo. Infatti la domanda mi piaceva un po' tutti è come vengono i colori con questa macchina. Vediamo un po'. Effettivamente ora c'è più una corsa, come dice giustamente Federico, ad accaparrarsi, no? Il profitto, investendo in settori che funzionino, e questa è una cosa, insomma, nell'anima del mercato, per carità. Però certo, effettivamente, io spero in un ritorno della Fuji nel campo delle reflex, perché avrebbe tutte quante le carte, diciamo così, anche ritornando, diciamo, a riadattare i corpi Nikon e ottiche con montatura Nikon. C'era Andrea che invece voleva parlarci di qualcosa relativo alla Sony, giusto? Sì, la Sony nei giorni scorsi ha fatto un'affermazione un po' particolare. Ha detto che per anni il loro scopo era quello di eguagliare la qualità della pellicola a 35 mm con i sensori, ovviamente, Certo. e che adesso si sono posti un obiettivo più alto: sorpassare il limite della visione umana. In che Questo, senso? tra le righe, vorrebbe dire che l'hanno raggiunto questo obiettivo. E sembra che effettivamente hanno creato qualcosa che ha innanzitutto una gamma di colore, quindi un gamut pazzesco, e soprattutto una latitudine di posa di 14 stop di gamma dinamica. Mamma mia. Cioè, Sono tanti. questa cosa è un sensore CMOS che equipaggerà la loro videocamera, però, Ah. F65. Una videocamera, quindi. Sì, è una videocamera, quindi loro l'hanno raggiunto utilizzando un filtro anti-alias diverso dal solito Bayer. E sinceramente non mi sono addentrato troppo nella notizia perché era molto tecnica quella cosa che ho trovato, però il concetto e l'affermazione che è stata fatta, cioè il mio obiettivo per decenni è stato di uguagliare quel tipo di qualità, adesso vado a un altro obiettivo, quindi l'ho superato. E questa era una cosa che ci siamo chiesti un sacco di volte parlando tra di noi, Chiaro, quando sì. sarebbe stata questa cosa. Guarda, voglio entrare un attimino, non perché si parla sempre di Steve Jobs, però la famosa foto che in questi giorni campeggia sulla pagina della Apple, la prima pagina dell'Apple, fu scattata nel 2008 con la pellicola, no? E la scelta lui chiese effettivamente al fotografo perché ancora scattasse in pellicola, e effettivamente la risposta fu una risposta che, diciamo, in quegli anni andava per la maggiore, era che la pellicola non era ancora riuscita ad essere eguagliata, no, come resa dal digitale. E Jobs rispose molto laconicamente, come suo solito: sì, è vero, ma ci arriveremo. Quindi non ci è arrivata la Apple, ma perché ovviamente non produce macchine fotografiche, però a quanto pare forse la Sony ci è riuscita. Sì. Vedremo un pochettino, no? Sai. Consideriamo che gran parte dei sensori che attualmente equipaggiano le varie reflex sotto sotto poi alla fine li fa la Sony. Vero. Mi sembra di capire che il 16 megapixel che un po' tutti usano sia il Sony alla fine. Però Sì, in a effetti. questo punto vediamo che cosa succede il 3 novembre con l'evento Canon a Hollywood, che ci sarà Vero. un'evoluzione. Tu dicevi l'altra volta che forse anche nel campo del video ci sarà qualche grossa Beh, novità. oddio, Eh a Hollywood. sì, Allora, è chiaro. a proposito di Sony, io ti volevo semplicemente aggiornare. Ti volevo semplicemente aggiornare sul fatto che la Zeiss metterà a breve in commercio, sembra, due nuovi obiettivi sia per Nikon che per Canon. Sono un 25 mm f2 e un 15 mm f2.8. E si sanno già i prezzi di questi obiettivi o Beh, sicuramente non te li regalano. no? Io sto sempre aspettando che la Zeiss faccia degli obiettivi un po' più economici, insomma, tanto per dire, ragazzi, ho uno Zeiss. Non li farà mai gli obiettivi economici. Evidentemente, Farà tutto. appunto,
ancora riesce a stare bene sul mercato anche con questi prezzi, perché c'è chi apprezza, compra e utilizza, insomma, i risultati poi si vedono, su questo non c'è dubbio. Possiamo, io penso, passare a questo punto alla domanda che abbiamo scelto questa settimana, una domanda molto semplice, nel senso che è una domanda tra le più frequenti, no? Che tutti noi, tutti, ci siamo posti quando abbiamo cominciato un po' a masticare la fotografia digitale, ed è, c'è Sergio da Moncalieri che ci chiede qual è la differenza sostanziale fra spazio colore e profilo colore. Diciamo che, ecco, forse... per essere un po' più precisi, no? Noi abbiamo questo spazio colore, che ne so, i più famosi sono l'sRGB, l'Adobe RGB, che messi su appunto l'insieme di tutti i colori rappresentabili o esistenti, se vogliamo chiamarli così, appunto scelgono una varia forma e scelgono di rappresentare più o meno tonalità di verde, giallo, rosso, blu, insomma i colori fondamentali. E il profilo effettivamente lo dobbiamo immaginare come qualcosa che interpreta, no? Poi alla fine quello che esce fuori dalle fotocamere e dagli scanner. Quello che voglio dire è questo: una fotocamera utilizza lo spazio colore, quindi se scattate in sRGB avete tutti i colori scelti dallo spazio sRGB. Il vostro monitor poi invece, che non riesce a riprodurle tutti, o perlomeno non quelli, cioè, quelli professionali, sì, si arriva anche a 99%, 99.5%, però diciamo deve fare una scelta e quindi deve interpretare quel numero che gli arriva dalla fotografia come un colore. E se il profilo è giusto, è corretto, se il vostro monitor è calibrato, e qui entriamo nel campo della calibrazione, allora il vostro monitor riprodurrà lo stesso rosso che ha preso lo scanner o piuttosto che il sensore della macchina fotografica. Quindi ecco Federico, io vorrei a questo punto, se magari se vuoi intervenire tu sulla calibrazione, su quanto è importante, su quanto è fondamentale, è inutile, è un passaggio, no? Inevitabile, vero? Ma allora, praticamente per capire che differenza c'è con uno spazio colore basta prendere, per chi scatta in RAW e utilizza camera RAW ad esempio, sotto in basso c'è la possibilità di cambiare gli spazi colore, quindi adattarsi allo standard RGB, che è il monitor tradizionale che serve per vedere i film principalmente e fare lavoro d'ufficio, passare invece ad Adobe RGB, che normalmente hanno, è un profilo che hanno tutte, è uno spazio che hanno anche le reflex, oppure andare sul Photo Pro e praticamente se voi andate oltre quello spazio, voi immaginate come se fosse un triangolo dove all'interno ci sono tutte sfumature di colori, la differenza dello spazio è quella. Esatto. Dove arriva il mio monitor? Il mio monitor, a seconda della tecnologia che utilizza, sarà molto vicino al triangolo dello standard RGB, che è molto piccolo, se andate a vedere come funziona, se andate a vedere quella che si chiama Gamut, si chiama, e sì, Adobe, diciamo, RGB è ancora più grande, quindi voi avrete altre sfumature. Il Photo Pro è immenso. Lì voi noterete una cosa, che ad esempio laddove per esempio avete dei tagli nelle ombre e nelle luci, in uno spazio colore ancora più ampio potreste non avere tagli o nelle ombre o nelle luci, quindi lo spazio colore fa la differenza, perché le reflex ovviamente non hanno colore quando prendono l'immagine, ma registrano un'informazione, sì, di luce. Esatto. Il profilo colore praticamente vi serve semplicemente per adattarvi a quello spazio, in modo tale che quel rosso combacia con, cioè il rosso che voi vedete sul monitor sia molto vicino al rosso dello spazio colore. È una cosa complicata, il calibratore serve, ma non è solo il calibratore quello che serve, in realtà serve anche la stanza illuminata in un certo modo, tutta una serie di accorgimenti, e profilare il monitor praticamente è una cosa costosa, perché serve il monitor ottimo, poi serve il calibratore e quindi tutta una serie di accessori che portano il ritocco fotografico a dei prezzi assurdi. Sì, infatti, diciamo. Una cosa che però potete fare, che è molto bella e secondo me anche molto economica, è quella di profilare invece la macchina fotografica.
che è una cosa che non so quanta gente faccia. Basta comprare un color checker. Adesso mi sembra che la X-Rite venda una scatolina da 100 euro con tutte le con i vari checker, è molto piccola, e poi praticamente con un software che fornisce Adobe voi in pratica potete importare, scattate in condizioni di luce normale, questa alla luce del giorno, scattate il color checker quello a 24 colori, lo importate in Camera Raw e praticamente lui fa una calibrazione del vostro scatto, quindi voi avrete la vostra macchina fotografica profilata, quindi quando aprite i file in Camera Raw vi troverete immediatamente il vostro profilo colore corrispondente, che non è male comunque. Ah, infatti. Allora, guarda, io a questo punto ricapitolerei per rispondere a Sergio che ci scrive da Moncalieri. Quindi allora, lo spazio colore è effettivamente un insieme di colori che vanno dal verde, rosso, blu e al centro c'è il bianco. sRGB è più piccolo come triangolo rispetto ad Adobe RGB, la Adobe RGB per esempio ha più verdi. E invece il gamut di un dispositivo è l'insieme di colori che quel dispositivo può visualizzare. Quindi si parla di gamut quando parliamo di monitor e stampanti. In quel caso, per far sì che combaci il rosso sul vostro monitor con il rosso preso dalla fotocamera o dallo scanner o il rosso sulla vostra stampante, ci deve essere che sia la stampante che il monitor siano profilati, cioè quel numeretto che gli arriva in digitale deve corrispondere al colore corretto nello spazio colore d'origine. E torneremo sull'argomento perché questo appunto è una cosa che interessa molto soprattutto chi stampa e chi vuole avere i risultati ottimali dalle proprie fotografie. Volevo dire una cosa, ho confuso, non è foto pro ma è pro foto. Pro foto, sì, è vero. Quindi ho fatto soltanto l'inversione. Sì, delle due parole. Sì. Io volevo dire una cosa però riguardo alla calibrazione della fotocamera. Sì. Tutto va bene a condizione che la usi dentro uno studio, però, perché se tu la adoperi in una condizione esterna variabile dovresti calibrarla tutte ogni le volte. Ah, sì, quello è vero. Quindi aspetta, teoricamente in base a quello che dice Adobe dovresti fare una foto in cui tu hai praticamente una situazione standard di luminosità. Normalmente dicono di farla alla luce del sole e con uno sfondo neutro, quindi metti un grigio sotto e scatti la foto. Teoricamente quella lì dovrebbe essere sufficiente per avere, in realtà avevo letto come te questo problema. Io mi ero informato perché era una cosa che volevo fare, poi alla fine quello che ho capito è che si usa ad esempio in still life chi fa, ecco, fotografie di oggetti per cataloghi, cose, o semplicemente chi lo usa in studio, perché la luce è replicabile, quindi tu posizioni le tue lampade, metti la modella sullo sgabello, diciamo, se tu li metti il color checker sei sicuro che il profilo che tu vai a creare col DNG Profile Editor di Adobe sia quello giusto. Però è che in una condizione mutevole come può essere un esterno dove basta nemmeno una nuvola per cambiare la cosa. Poi alla fine io ho lasciato perdere, sinceramente ho preferito affidarmi all'occhio semplicemente, nel senso di bilanciare poi i colori secondo un discorso gradevole. Sì, di come te lo ricordi, insomma, sì, quello pure effettivamente. Esatto, come te lo ricordi e come pensi che sia più corretto, insomma. Allora, passiamo un po' all'ultimo argomento. Come al solito parliamo un pochettino di concorsi o di mostre. In questo caso io vorrei segnalare, per chi è a Roma, una cosa che non fa mai male, ci sono workshop gratuiti presso la Scuola Romana di Fotografia e di Cinema. E saranno tenuti, il primo sarà tenuto il 15 e il 16 ottobre del 2011 da Roberto Recchioni, che è un autore e sceneggiatore per il fumetto e per il cinema. Tra l'altro ha scritto per John Dover, Dylan Dog, Diabolic. E la partecipazione appunto è gratuita, però è a numero chiuso, quindi affrettatevi se volete, se siete interessati. Sono 2 giorni di corso, sono gratis, per cui io li consiglio. L'indirizzo è www.scuolaromanadifotografia.it. Voi avete qualche cosa da segnalare, perché altrimenti io ho un altro concorso fotografico, non so se voi avete questi giorni. C'è un concorso fotografico per chi ama la natura, si chiama Animali nel Mirino,
ed è aperto a tutti i fotografi dilettanti e professionisti, e prevede appunto due classifiche finali, e come al solito ci sarà una giuria tecnica, e la grande novità degli ultimi tempi, ci sarà appunto una classifica community, fortunatamente non su Facebook, non come Leica 24x36, ma si va sul sito www.bludigitale.it e ci si iscrive e si può votare, diciamo, sul forum la foto. E l'inizio concorso sarà il 6 ottobre fino al 5 dicembre del 2011, e il 12 dicembre ci sarà la votazione e la chiusura. Bene, un'ultimissima cosa, volevo segnalare una mostra che ci è stata appunto inviata dai nostri colleghi a Milano. Ve la ripesco subito, ce l'ho qui nell'email, la voglio segnalare. C'è Fotografia di viaggio, che è una mostra personale di Massimiliano Ghetta, dal 18 ottobre al 2 novembre 2011 alla Castelli Gallery in via Cerano 15 a Milano. Tutti i giorni dalle 7.30 alle 2 di sera, cioè di mattina in questo caso. Massimiliano Ghetta, voglio ricordarlo, è un fotografo che ha vinto il Venice International Photo Contest nel 2006 per la categoria Emotions, e tra l'altro nelle International Photography Awards, che nel 2011 gli ha assegnato il terzo premio nella categoria Architettura Storica con il servizio fotografico Soviet Relics in Baltic Countries. Per chi sta a Milano, insomma, ovviamente l'ingresso è gratuito, lo consigliamo a tutti. A questo punto, ragazzi, abbiamo finito. Anche oggi ci siamo divertiti, no? Abbiamo parlato un po' di fotografia e io ricordo a tutti quanti il nostro indirizzo per collaborare e per mandarci le vostre domande, siete sempre in tanti, info@discorsifotografici.it. Seguiteci sul sito, seguiteci sul podcast, su Twitter, siamo un po' dappertutto. Io vi saluto, ciao Federico, ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao Silvia, ciao Federico. Ciao. E ci vediamo la prossima settimana. Ascoltato.